Ci troviamo all'Ipercoop di Cuneo, alle mie spalle vedete i dipendenti che stanno riempiendo gli scaffali di prodotti perché questo supermercato, come altri d'altronde in grande, è stato nelle scorse ore preso d'assalto da clienti in qualche modo spaventati per il coronavirus. Che cosa è successo al vostro negozio nelle scorse ore, nei giorni scorsi? Ma è successo che da domenica pomeriggio, in pratica da quando si è diffusa la notizia che c'erano 6 persone contagiate in provincia, da lì credo è scattata una psicosi e sono venuti tutti. Io quel giorno non ero in turno, però alle 7 di sera il mio collega mi ha mandato le foto della situazione dei banchi e poi abbiamo fatto un incasso quasi doppio del normale, che è tutto detto. Questo ha fatto sì che ieri eravamo in condizioni disastrose, perché la merce che è arrivata ieri non era tarata su un consumo del genere, era un ordine normale, no? Quindi ieri abbiamo rifornito quello che è arrivato, ma poi la gente ancora faceva scorte e approvvigionamenti, quindi man mano che mettevamo fuori la roba spariva. Finalmente oggi è arrivato l'ordine che abbiamo fatto ieri mattina, quindi a ragion veduta, quindi abbiamo ordinato volumi molto importanti. Un po' più sostanzioso del normale. Molto più, sì, almeno triplicato, e quindi triplicato su certe categorie che sono quelle state più soggette al fenomeno di accaparramento. E quindi, i prodotti che sono andati più a ruba? Ah beh, tutto lo scatolame, la pasta, oli, sottoli, chiaramente anche tutti i detersivi adatti per prevenire il contagio, quindi tutta la candeggina, l'alcol, tutti questi prodotti qua, i surgelati, tutte cose a lunga conservazione. Quindi merce che è andata a ruba in poche ore, possiamo dirlo. Sì. Nel pomeriggio di domenica è stato il grosso, poi lunedì la gente ha ancora continuato a comprare più del normale. Comunque quello che sappiamo e che ci teniamo a dire a tutti i clienti è che non c'è nessun pericolo di restare senza merce, cioè possiamo rimanere un giorno senza merce per via di uno smercio più alto, ma poi il giorno dopo la merce viene reintegrata, non ci sono problemi di produzione, di distribuzione, quindi questo accaparramento, a nostro visto dalla nostra parte, non è giustificato. Voi state, come vediamo, rimpolpando gli scaffali, la gente attualmente sta comprando in quali maniere? Insomma, si sta accaparrando la merce o adesso è tornata su livelli più normali? Sembra che oggi sia a livelli più normali, decisamente. Credo questo dovuto anche al fatto che le notizie riguardo la provincia di Cuneo sono un po' più tranquillizzanti, forse adesso la gente si è tranquillizzata un po', oggi questo fenomeno di accaparramento sembra notevolmente ridotto. Ecco, uno scenario, quello degli scaffali presi d'assalto, che si è ripetuto in un po' tutto lo stivale, insomma abbiamo visto le immagini che ci hanno proposto anche i media nazionali, vi risulta anche da altri punti vendita perlomeno della vostra catena? Assolutamente sì, la nostra catena opera in tutto il Piemonte con diversi ipermercati e supermercati e praticamente tutti hanno avuto la stessa sorte.